Amici, bentrovati. La batteria swing, come epoca, naturalmente arriva dopo la batteria New Orleans. Quindi, per fare una scala stilistica della storia del jazz, una scala, un cambio di guardia molto superficiale, il jazz parte con le marching band, il New Orleans, il Dixieland e arriviamo allo swing. Anche per quanto riguarda la batteria swing, ho preparato una lista di nomi. Vi sfido a conoscerne almeno il 50%. Allora, tralasciamo Buddy Rich, che lo conosce anche mia nonna, Gene Krupa, che possibilmente mia nonna, sì, lo conosce già, forse un po' meno di Buddy Rich, Papa Joe Jones. Spero lo conosciate. Cozy Cole, già un po' meno. Big Sid Catlett. E adesso questi proprio non li conoscete, non ne conoscete neanche uno. Aspetta che... levo la cordiera che fa meno casino. Ray Bauduc, Dave Toth, Ben Pollack, Nick Fatul, Josh Whitling, Shadow Wilson, Don Lemon, Denzil Best. Vabbè, adesso non è che volevo fare il figo per darvi dei nomi che non conoscete, ma come ho fatto per la batteria New Orleans, andate a cercarvi un po' di questi nomi perché sono tutti fondamentali, oltre a quelli più noti, come Buddy Rich, come Gene Krupa. Nell'epoca dello swing si apre anche la grande era delle big band. Come sapete, Gene Krupa nasce nell'orchestra di Benny Goodman. Buddy Rich nasce nell'orchestra di Harry James. Louie Bellson, altro grandissimo virtuoso della batteria da grande orchestra. Tra l'altro, Louie Bellson di origine italiana si chiamava Luigi Balassoni, è quello che ha ideato la doppia cassa. Quindi quando voi oggi ascoltate i grandi gruppi metal con dei doppi cassisti pazzeschi, sappiate che la doppia cassa è un'invenzione degli anni 40 di questo batterista swing, che è Louie Bellson. C'è un quattrico, quadrittico, trittico più uno dei grandi della batteria da big band. Gene Krupa, anzi un cinquico, come si dice, un trittico più due, Chick Webb, Gene Krupa, Buddy Rich, Sonny Payne e Louie Bellson. In realtà c'è anche Sonny Greer, però diciamo di questi grandi batteristi dell'epoca swing da big band, i tre grandi virtuosi che hanno avuto poi un successo enorme anche come band leader, sono i tre, Gene Krupa, Buddy Rich e Louie Bellson. Gene Krupa è sicuramente il batterista di quell'epoca più importante di tutti, perché è stato anche il primo grande businessman. Gene Krupa è il primo che ha fatto un metodo per tamburo, è stato una star cinematografica, è stato il batterista più sfruttato come cameista nei film della grande Hollywood degli anni 40. È stato colui che ha ideato per primo un concorso per giovani batteristi, tra i quali ha partecipato pure Buddy Rich. Quindi Gene Krupa è stato tra i grandi virtuosi dello strumento, l'artista, il personaggio più famoso. Poi naturalmente sappiamo tutti, soprattutto noi nel mondo batteristico, che Buddy Rich è stato il virtuoso, strumentalmente parlando, il virtuoso numero uno di tutti i tempi. Bene, passiamo a un esercizio che possa essere utile ad approcciarsi alla batteria swing. Allora, ho ideato questa cosa.
Duke Ellington. Duke Ellington è stato un grande pianista, un grande band leader e soprattutto relativo alla musica del Novecento è stato il compositore più fertile in assoluto. Duke Ellington ha scritto questo blues famosissimo e semplicissimo che si intitola Sea Jam Blues. Sea sta per C, Sea Jam Blues. Che fa così: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Baba, tara, 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 eccetera. È una linea melodica di due note che si ripete ciclicamente sulle armonie del giro di blues. Ho ideato quindi uno studio, anche questo molto basic, su questa melodia di Sea Jam Blues, in modo tale da prendere confidenza, intanto con l'hi-hat che nello stile precedente, nel New Orleans, non c'era. Vi avevo parlato di Bebe Dodds come il più grande visionario del nostro strumento. Bebe Dodds, anche in un'epoca in cui lui, ancora attivo, nel frattempo era stato inventato l'hi-hat, lui non ha mai voluto suonare l'hi-hat in quanto diceva che la sua gamba sinistra doveva danzare e non poteva essere schiavizzata da un pedale. Con l'avvento dello swing, un grande come Sidney Catlett, Big Sid, soprannominato così perché era un omone grande e grosso, usò l'hi-hat, che se non sbaglio, ma forse sbaglio, forse no, ma tanto questo non è un video di storia della batteria. Il primo hi-hat, concepito così come lo suoniamo noi da tanti decenni, lo ideò la Ludwig, mi sembra. Smentitemi, andate su internet, ci andrò anch'io e vediamo se avevo ragione. Sidney Catlett è stato il primo a usare l'hi-hat sistematicamente. Ora vi faccio sentire l'esercizio che prende spunto da Sea Jam Blues di Duke Ellington. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Una variante è quella di inserire delle note sul rullante con il buzz roll. La melodia ritmica è sempre la stessa, tara, 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 però aggiungiamo dei buzz roll dove adesso li sentirete. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
eccetera. Duke Ellington è stato un genio compositivamente e come band leader, eccetera, eccetera. È stato un genio anche perché ha concepito questo blues con due note che noi possiamo sfruttare veramente come esercizio ritmico sulla batteria. Adesso comincio a rimontarla tutta. Scusate che sto attento. Se no si incazzano qui. Daniele è un videomaker pazzesco, si incazza ogni 3 secondi, no, non è vero. E Claudio è il fonico di là, che qualsiasi rumorino io faccio esterno al parlato, al suonato, mi fanno delle facce mostruose, ma che devo fare? Allora, noi jazzisti, sai che siamo tutti un po' così. Perché ho montato la batteria? Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ah sì, CJ in blues, ok. Naturalmente noi usiamo in questo caso CJ in blues perché ha una cellula ritmica molto semplice ma funzionale ad un approccio di slang ritmico riguardo lo swing. L'esercizio che vi ho fatto sentire è un botta e risposta tra rullante e cassa. Possiamo svilupparlo ulteriormente giocando questa melodia ritmica su tutti e quattro i tamburi, quindi suonando in maniera ciclica la cellula tematica di CJ Blues ogni nota su un tamburo. Per tamburo intendo rullante, tom, timpano e cassa naturalmente, che è un tamburo pure lei. Basta, vi faccio sentire. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Una variante è quella di usare solo 3 suoni. Ogni nota quindi la suoneremo tom, timpano e cassa, creando quindi una cellula dispari, perché abbiamo 3 tamburi su una cellula ritmica di 2 note. Ciò significa che ciclicamente la frase partirà sempre da un tamburo diverso. 1, 2, 1, 2, 3. Provate a sviluppare questa melodia ritmica di CJ Blues così come vi ho esposto, ma anche sperimentando delle varianti, tipo rullante e cassa all'unisono, in modo tale che controlliate il sincronismo tra i due strumenti. Provate sempre, a mio avviso, cioè
a mio avviso è utile che questi piccoli studi li proviate sempre a diverse velocità. Nel caso di Sea Jam Blues, non so se ci avete fatto caso, ma io facevo i cambi sempre ogni 12 misure, perché Sea Jam Blues è un blues, quindi ha una struttura armonica di 12 misure. Allenate l'orecchio e la mente a seguire l'esercizio che state facendo con una logica metrica che può essere 8 misure o 16, oppure, come nel caso appena esposto, che riguarda Sea Jam Blues, cambiate la modalità ogni 12 misure. I batteristi ve li ho nominati prima, tra tutti i grandissimi vi esorto a curiosare anche su YouTube un po' di video di Gene Krupa, neanche da dire di guardare Buddy Rich, perché penso che qualsiasi batterista al mondo vada a guardare un video di Buddy Rich prima di ogni altro. Quindi, Papa Joe Jones, che è stato tra i tanti il batterista che ha fatto da tramite tra la batteria swing e la batteria bebop, che vedremo in una prossima lezione. Gene Krupa, sia in orchestra che nei gruppi piccoli. Louis Belson, il virtuosismo di Louis Belson con la doppia cassa e con una tecnica nelle mani micidiale. Gene Krupa l'ho detto, non mi ricordo, lo ripeto. Gene Krupa, mi raccomando, Gene Krupa, non perché sia un particolare fan suo, ma è perché nella storia della batteria swing parliamo sempre e solo di Buddy Rich, che è indiscutibilmente il Mozart della batteria, ma ci dimentichiamo di batteristi altrettanto famosi, magari con una tecnica un pochino più meno in vista rispetto a quella di Buddy Rich, ma che sono stati come Krupa, per esempio, artisti molto importanti per l'evoluzione dello strumento, al di là del virtuosismo meccanico. Chick Webb è stato ancora prima di Gene Krupa un band leader, tra l'altro un musicista che aveva problemi fisici enormi, era una sorta di Michel Petrucciani, quindi era un uomo che aveva grandissimi problemi fisici, piccolino, gobbo, per di più di colore. Intendo dire, negli anni 20, 30, essere di colore eppure deforme, provate a immaginarvi quali difficoltà un uomo del genere incontrava nella società. Eppure uno come lui, con due angurie così, è riuscito a emergere, a fare una grande orchestra e diventare una superstar della batteria. Tra l'altro, Chick Webb è quello che ha scoperto una giovanissima Ella Fitzgerald, prendendola nella sua orchestra, dopodiché tutti sappiamo Ella Fitzgerald che carriera ha fatto. Sonny Payne, un virtuoso pazzesco con l'orchestra dei Caumbesi, andate a vedervi i video, cosa non fa. Dal punto di vista anche della presenza scenica, ma sempre in funzione di una perfezione musicale e stilistica incredibile. Sonny Greer con Duke Ellington negli anni 30, voi tutti conoscete Terry Bozzio. Terry Bozzio è l'astronave che si porta, che si monta intorno. Guardatevi Sonny Greer negli anni 20 che batteria aveva, era una specie di Terry Bozzio degli anni 20. Gong, timpani, woodblock, piatti, piattini, era un alieno per l'epoca. E poi Sidney Catlett naturalmente, Cozy Cole che è stato un altro grandissimo che è stato un po' il papà di batteristi come Art Blakey e Tony Williams. E adesso chiacchierando senza un copione in mano mi sto dimenticando altri nomi, ma comunque sono quelli che vi ho fatto nella lista a inizio lezione. E questa è un'infarinatura della batteria swing. Alla prossima.